Non impazzire con l'eco bonus. Credi in noi al 110%. Sky Global Galileo Energia. Determinazione, affidabilità e risultati assicurati. Sky Global Galileo Energia. Sponsor ufficiale del campione del mondo, Michael Magnesi. Sky Global Galileo Energie. Per informazioni contattaci allo 07 66 35 015 oppure info@skyecobonus.it. Good morning, popolo del fighting, Alberto Frati, Maone Massimiliano, vi danno il benvenuto ad una nuova puntata di Fighters Talk. E allora Massimiliano, partiamo subito di slancio, puntata particolare, puntata al rosa. E hai detto bene Alberto, seconda puntata tutta al femminile, già ne abbiamo avuta una qualche tempo fa. Questa sera, questo pomeriggio, ci replichiamo con una nuova puntata tutta al femminile. Tra l'altro femminile è un par di cavoli, caro Massimiliano, perché queste sono delle amazzoni vere, delle guerriere vere, e sono sicuramente femminili fuori dal ring, ma dentro al ring sono delle guerriere vere. Eh beh, diciamo, l'abbiamo sempre detto, a parte che il pugilato femminile sta portando veramente tanti successi all'Italia pugilistica. E poi quando due donne sono sul ring a fare a cazzotti, tante volte sono peggio degli uomini. Sì, no, devo dire che abbiamo visto bellissimi match di ragazze, molto, a volte spesso anzi, molto più belli di quelli degli uomini. Sì, assolutamente sì Alberto, sono pienamente d'accordo, ecco, ritorno alla mia vecchia frase, sono pienamente d'accordo con te, tante volte le donne sul ring... Massimiliano, facciamo, lo abbiamo fatto già domenica alla Dispoli, lo rifacciamo, Michael Wolf Magnesi torna a confermarsi campione del mondo IBO in un match veramente da pelle d'oca. Sì, hai detto bene Alberto, un match da pelle d'oca, un match dove forse in tanti erano pronti a dire la loro, no, a criticarlo, dice, ah, finalmente hai trovato un pugile serio, è quello che è successo, invece niente, ha dimostrato. Sai la cosa più bella qual è stata, Massimiliano? Che lei lo ha distrutto nel suo campo, cioè non ha cercato una tecnica specifica, si è messo là a piedi pari, uno io e uno te, uno io e uno te, visto che il messicano era forte proprio in questo, e lo ha demolito, lo ha distrutto quello che il messicano era più bravo. Hai detto bene, bravo Alberto, hai detto le parole esatte, ha distrutto il messicano in quello che il messicano era bravo, non ha cercato escamotage, non ha cercato movimenti per andarsene, rientrare, tante si è messo lì a piedi pari, dice ok, vuoi fare a cazzotti? Facciamo a cazzotti. E noi lo diciamo da una vita che questo ragazzo lascerà il segno nel pugilato italiano, e credo che forse non siamo così scemi e non ci capiamo così proprio nulla di pugilato, forse avevamo ragione tanto tempo fa quando dicevamo che Michael Wolf Magnesi sarebbe entrato nella storia del pugilato italiano. E beh, c'è entrata a gamba tesa, caro Alberto. E naturalmente da Roma ha risposto Milano, grande Alessio Lorusso Moschito. Bravissimo Alberto, a Roma ha risposto Milano, grandissima serata organizzata. E Alessio Lorusso. No, rido sai perché, caro Massimiliano? Perché ho visto le foto della serata. C'era Fedez, c'era la Ferragni, c'erano veramente tantissima gente e noi siamo riusciti a non vedere nessuno. No, io infatti Fedez e la Ferragni. C'era un parterre di quelli proprio strepitosi, credimi, Massimiliano, ho visto le foto e io ho detto ma dove stavano? E ti pare che se non li vedevano non andava a fare tipo i migranti? No, sì, infatti avrei fatto con te la stessa cosa, però devo dire la verità, tanti rapper famosi, tanti personaggi famosi, io non ho io e Massimiliano Maone, no, praticamente non abbiamo visto nessuno, anzi, o meglio, quando siamo presi a lavorare può venire anche il presidente della Repubblica, non capiamo più nulla, eravamo concentrati sulla serata. Un ringraziamento a Mario Loreni perché ha fatto sì che noi eravamo presenti lì. Bella sinergia con la Promo Box Italia, ci sarà tanto da lavorare, questa è la cosa che ci fa più piacere, rimasto soddisfattissimo del nostro lavoro e questo per noi è motivo di vanto e di gioia. Detto questo, Massimiliano, Alessio Lorusso ha demolito il suo avversario nell'ultima ripresa, quando ha voluto chiudere l'incontro ha chiuso l'incontro. Hai detto bene Alberto, ha tirato avanti per 12 riprese.
poi alla dodicesima ha messo la testa, ha deciso basta, mi sono stufato, voglio finire prima il match. Il romano proprio, neanche il milanese, mi sono proprio stufato, adesso vai per terra e finisci il match. Così è stato, è verissimo, bravo. E Alessio Lorusso proiettato per il titolo europeo. Assolutamente sì. È notizia da poco che dovrebbe essere sfidante al titolo europeo. Beh, ma se l'è meritato a suon di vittorie. Beh, sì, sono d'accordo. E poi no, se lo merita, io l'ho visto. Diciamo che l'altro giorno era la prima volta che lo vedevo dal vivo. E è piaciuto tantissimo, un ragazzo molto tecnico, molto bravo a boxare e poi anche il pugno pesante, perché... sì io lo ricordo, guarda, io ho cominciato a seguire Alessio dal KO con Christopher Mondongo, del primo sì. KO con Christopher Mondongo, mi è sempre piaciuto, ragazzo duro, ragazzo che sa quello che vuole e secondo me ha trovato il giusto ambiente in casa Fragomeni. Sì, assolutamente sì, hai detto bene Alberto, ha trovato il giusto ambiente, ha trovato la giusta casa con Giacobbe, con Fragomeni. Sì, anche perché Fragobbe, sì, Fragobbe, hai fatto una funzione. Sì, Giacobbe Fragomeni ha tra virgolette un po' vissuto un percorso di vita molto travagliato e quindi sa dare, a mio avviso, al di fuori del pugilato che sta lavorando ottimamente, sa indirizzare nella maniera più giusta questo ragazzo. Sicuramente sì, è anche un maestro di vita molto probabilmente. Bravissimo, questa è la cosa importante. E allora Massimiliano, visto che saranno veramente tanti gli ospiti, direi di cominciare perché... A parte che una donna non si fa attendere, e poi devo dire che oggi avremo tanto da parlare. From my thoughts like a black hole. Can't escape from these thoughts and these assholes. Too many people feeling entitled. Too many people staying idle. Man, I work every day for the title. And I'ma get it, that thought is final. The way I think you can say is primal. E allora Massimiliano, siamo pronti con il primo ospite di Fighters Life. Diamo il buongiorno e il benvenuto a The Black Doc, Simona Salvatori. Simona, buongiorno. Buonasera Simona. Buongiorno a voi, buongiorno. Massimiliano sta in fuso orario, intanto prenditi gli applausi del nostro pubblico virtuale. Grazie. Allora grazie, Simona, sappiamo, poi ne parleremo un secondo, sei molto impegnata in questo momento per il tuo lavoro, quindi intanto ti ringraziamo per averci dedicato questo spazio. Grazie a voi per la disponibilità, ti sono un po' incastrata in tribunale, sto aspettando il mio turno, però insomma ho un po' di tempo. Allora, visto che hai parlato di tribunali, evitiamo, ecco. Chiariamo subito che fai il tuo lavoro, è avvocato, quindi sì. Sei in tribunale per motivi di lavoro. Di lavoro, ecco, sì, okay. Beh, guarda, sì, certo. Beh, è bene precisare. Sì, sempre meglio. Meglio. Allora Simona, innanzitutto sei al tuo sesto match, quello che sarà nel sottoglu tra Stefani Silva e Giuseppina Di Stefano, valevole per il titolo europeo dei Super Mosca. Come ti stai preparando a questo match? Allora, già essere presente ad un appuntamento così importante, soprattutto per l'amica Di Stefano e soprattutto Stefani Silva, che è una mia carissima amica, è un grandissimo onore. Non la sentiamo più? No, non la sentiamo più. È andata in attesa. Ci ha messo in attesa. E allora attendiamo il... Dropping bombs, you know. Don't want my stop.
dropping notes, conquer the option. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Sometimes I think that I'm unstoppable. Eccoci, Simona. Eccomi, scusa, non so se fino a che punto siete arrivati. No, siamo arrivati via, sono... tutte e due due amiche. Ah, sono sì, soprattutto Stefania, con cui spesso mi alleno, è una carissima amica. Spero appunto di fare un bel match a quell'appuntamento che insomma è molto importante, e mi sto preparando appunto intensamente, come vi stavo dicendo, con due o tre allenamenti al giorno, insomma, perché spero di fare un bel pugilato tecnico, insomma di fare un bel match, ecco, un bello spettacolo del pugilato e pugilato femminile, che io insomma sono una grande del pugilato femminile, e quindi insomma spero di essere all'altezza di questo importante appuntamento. E allora, la tua della tecnica fai, insomma, esprimi il pugilato che poi fai vedere sul ring, quindi sei un pugile, una pugilessa tecnica prettamente, e dai molto sfocio a questa particolare tipologia di impostazione del match. Anche se mi sembra che era contro a Roma o a Frascati, ti vedemmo contro un inglese, se non erro, fare un pugilato prettamente aggressivo, prettamente da picchiatrice. Tra l'altro lei pesava anche, mi sembra, 3-4 kg in più. Sì, diciamo che sì, ci fu un po' questo episodio e mi misi un po' a fare, come si suol dire, a cazzotti, sì, come diciamo noi, però io, diciamo, il mio obiettivo è fare un pugilato tecnico ed elegante. Nulla toglie che secondo me, secondo il mio modesto avviso, se sei in grado di fare un pugilato tecnico elegante, poi non si esclude che tu possa fare anche la picchiatrice. Quindi insomma mi piace saper fare tutto. Il mio grande obiettivo è quello di far dire di me che sono un pugile abbastanza completo, ecco, questo mi piacerebbe che gli altri dicessero di me, e mi sto preparando di conseguenza. Chiaramente la strada è sempre lunga, perché bisogna sempre imparare tanto, bisogna sempre fare passi avanti, e ce la sto veramente mettendo tutta, tra un appuntamento di lavoro, tra le udienze, insomma la palestra, sto cercando di fare il mio massimo. Senti, a 37 anni, io ho definito questa parte di vita, 37 anni, insomma, siamo molti, Marsili, Giovanni De Carolis, tantissimi campioni che comunque sono diversamente giovani, mi ci metto anche io, quindi siamo una fascia d'età diversamente giovane, però che ancora vincono e convincono. Beh sì, diciamo, io credo che l'età sia un fattore a favore, perché ci dà la maturità. Chiaramente dobbiamo fare i conti con una serie di impegni importanti, che poi insomma, anche i vent'anni hanno, per carità di Dio, però la famiglia, magari i mariti, mogli, eccetera. Quindi l'età secondo me non è un qualcosa in meno, ma è qualcosa in più, perché ti dà quella serietà e quello spirito di sacrificio che magari i giovani in quel momento storico della loro vita ancora non hanno. Quindi secondo me è qualcosa in più. Poi mi credo che insomma, se fai un pugilato intelligente, non al massacro, ecco, questo ti preservi molto, perché per quanto il pugilato è difficile, faticoso e duro, però insomma se prendi non tantissime botte, diciamo, ti preservi anche, certo, a lungo, no? Certo, certo, un avvocato suonato non è il massimo, insomma. No, infatti la prossima domanda sarebbe: come si fa poi a conciliare la parte sportiva con la parte lavorativa? Cioè, nel senso che uno viene da te, si va all'avvocato, è un pugile, cioè lascia un po' così, no? Diciamo che ecco, la mia idea di pugilato è un pugilato tecnico ed intelligente, e chiaramente diciamo, l'intelligenza fa sì che tu non vada a sacrificio, anche perché andare in tribunale con un occhio nero non è proprio il massimo della vita, insomma. Quindi ecco, per carità, può succedere, perché può succedere, però diciamo, sto abbastanza attenta ad evitarlo. Poi ripeto, gli incidenti sono sempre purtroppo dietro l'angolo, però ecco, il mio obiettivo è quello di fare un pugilato intelligente, non cercare di rischiare il meno possibile, e poi anche saper fare a cazzotti, perché diciamo il pugile, secondo me l'ideale sarebbe un pugile che a 360 gradi sa muoversi nelle varie circostanze, nelle varie situazioni che poi possono diciamo crearsi sul ring.
quando quindi serve, ecco, non ci tiriamo indietro, ecco il senso del discorso è questo: se serve sono bravissimo, pronta alla guerra. Senti, invece una cosa ci tengo a sottolineare, il tuo maestro Rolando Grossi, nonché anche compagno lavorativo per te, sì, come si fa a scindere poi il maestro, il compagno lavorativo dalla vita di tutti i giorni? Diciamo che non si scinde, perché siamo praticamente un tutt'uno, e a volte lui mi deve sopportare nei calipeso anche in tribunale quando sono sostanzialmente isterica e quindi lui purtroppo non si può scindere. Io gli voglio un gran bene e lui mi prepara con grande passione, grande sacrificio anche lui per le udienze e tutto il resto, e non riesco a scindere, quindi tante volte ci sono grandi litigate, tante volte grandi confronti, però insomma è un po' come anche a lui. È un po' come quando hai un papà che ti fa da maestro. Bravissimo. No? E quindi, è un padre, per me è mio padre. Ecco, quindi non riesci a scindere casa e no, fuori e palestra, purtroppo è tutta no, una cosa, quindi sei sempre sotto l'occhio vigile del maestro, ecco. E infatti, per questo non posso neanche dirgli una stupidaggine, dice guarda, sai, ho avuto problemi al lavoro, lo sa, quindi c'era anche lui, ed è non è possibile proprio dirgli una stupidaggine, quindi insomma sono un osservato speciale, ecco. Senti, compagno di palestra Daniel Spada, che ha conquistato questo titolo WBC importantissimo, e questo dà più avido al maestro Rolando Grossi di lavorare molto bene nella Frascati Box. Sì, no, io Daniel ho visto il match, è stato veramente bravo, mi è veramente piaciuto, ecco, posso dire che io ambisco a fare quel tipo di pugilato, perché, sì, perché a me piace moltissimo quel pugilato, vorrei tanto arrivare a quel livello lì. Lui veramente, secondo me, secondo il mio modestissimo avviso, ha dato veramente scuola di pugilato, cioè è stato elegantissimo, mi è piaciuto tantissimo, infatti gli ho fatto i complimenti mille volte, perché è stato veramente veramente bravo, e sono stata orgogliosa anche perché tutti i suoi sacrifici li ho vissuti insieme a lui, perché noi ci siamo allenati insieme tutto il periodo diciamo di preparazione a quel titolo, e io l'ho visto personalmente, ho visto tutti i suoi sacrifici, tutte le sue difficoltà, anche come tutti, di fatica, certo, di peso eccetera, tutti, come tutti noi pugili, e quindi sono molto contenta perché lui è veramente una persona seria, e ripeto, abbiamo sofferto insieme io e lui, quindi ed è giusto così, ed è giusto così, in palestra si soffre, sì, insieme, e si gioisce tutti insieme, quindi preso benissimo la dinamica che poi succede in tutte le palestre, insomma, quando si combatte tutti insieme, ci si aiuta tutti insieme, si soffre tutti insieme, ma si gioisce anche tutti insieme, ecco. Certo, è giusto che sia così, siamo una bella squadra e soprattutto una famiglia, insomma, una bella famiglia. Sì, come no. No, ci vogliamo veramente tutti bene, dilettanti, professionisti, siamo tutti nella stessa, cioè andiamo tutti nella stessa direzione. E poi perdonami, avete in palestra uno dei più grandi campioni del pugilato, avete Creed, da non tralasciare, perché il maestro Rolando Grossi il più grande lavoro lo ha fatto con Creed. Ha plasmato perfettamente e lo ha fatto diventare un vero campione, poi a suon di KO ormai vince da tutte le parti. Sì, no, ma il Creed è veramente una persona carinissima, e poi è secondo me molto dotato, nel senso che nelle sue limitazioni, diciamo, ovvie, di che noi sappiamo, però è un ragazzo, cioè lui ti fa la spaccata, per dire, e io sinceramente non saprei fare la stessa cosa, cioè lui fa delle cose che secondo me i normodotati non riescono a fare, quindi pensiamoci bene quando si parla di disabilità o di insomma di difficoltà a fare determinate cose. Sì, lui è stato veramente, ha dimostrato che se tu vuoi puoi, bravissima, se tu vuoi fare una bravissima cosa puoi farla, ci riesci. I diversi siamo noi quando li trattiamo da diversi, quindi io penso che le persone normali che pensano di vivere la normalità sono anormali quando cominciano a vedere con occhi diversi questi ragazzi che sono, sì, che sono normali, ma anzi diversamente normali, ma sono normali e a cui vogliamo molto bene, quindi Creed lo abbiamo veramente nel cuore noi di Fighters Life, ma un po' tutto il movimento del pugilato, perché lo abbiamo imparato a conoscere anche noi, ecco. Sì, no, ma poi noi normodotati a volte mettiamo delle scuse che invece magari per loro non sono neanche pensabili.
e ci poniamo degli ostacoli a noi stessi, quindi a volte loro ci insegnano molto, secondo me, guardandoli noi dobbiamo imparare tanto da loro. Bravissima, sono pienamente d'accordo con il tuo discorso. Senti Simona, invece, per quanto riguarda te il discorso sparring, guanti in avvicinamento al match, io penso che una ragazza ha più un po' più di difficoltà nel fare i guanti, e spesso capita che li fa con gli uomini. Guarda, io sono fortunata perché poi ho anche, ripeto, delle amiche che, molto brave. Io spesso mi alleno con Francesca Grubitis, che è un atleta di altissimo livello, la stessa Stefani Silva, cui ho fatto lo sparring tante volte, che è un'amica, oppure insomma, vado in tantissime palestre e vengo accolta dai vari maestri. Quindi insomma faccio sparring fortunatamente non con i maschi, perché secondo me è un po' una limitazione. Okay. La donna deve fare, secondo me, prevalentemente guanti, sparring guanti con altre donne, magari anche con una professionista, con una OB, lo sparring leggero per l'occhio, però deve sempre avere, secondo me, una donna di fronte, perché poi il maschietto è sempre limitante, perché lui magari cerca di portare meno colpi o magari più leggeri, oppure tutti psicologicamente. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché io mi ricordo una grande campionessa che ha fatto europei, mondiali, Maria Rosa Tabuso, che si allenava con noi. Lei non voleva fare i guanti con le donne perché diceva sempre che con le donne si creava troppo antagonismo e alla fine non erano più guanti per imparare, ma erano match. E quindi non ha mai, per scelta sua, apposta ti ho fatto questa domanda, perché ho avuto il piacere di preparare con lei un suo europeo, 12 riprese, mi faceva fare 12 riprese, mi picchiava per 12 riprese, ecco. Però lei era fortissima, però lei preferiva fare i guanti con gli uomini, proprio per questo, perché comunque magari i colpi erano più duri, perché comunque non c'era quell'antagonismo che ci può essere tra donne, giustamente come tra uomini, e quindi ecco, diciamo che lei prediligeva, vabbè, hai capito, più fare sparring con gli uomini. Ma sai, io invece non sono d'accordo, semplicemente perché io con le persone, con tutte le ragazze con cui ho fatto lo sparring o i guanti, ho sempre instaurato delle ottime amicizie, e nonostante tutto magari ci vediamo un sacco di botte sul ring e poi andiamo a cena o a pranzo insieme. Quindi non so, magari sono stata fortunata io, ma tutte le ragazze che ho incontrato, certo, con cui ho fatto guanti, sparring, io ho ottimi rapporti, mi ci sento per qualsiasi cosa, quindi... Veramente la stessa, ecco, Elisa Papa, spesso facciamo i guanti. Come ci no, l'avremo a brevissimo, quindi, Elisa Papa. Lo so, quindi sì, sì. È bella questa unione anche tra voi ragazzi, soprattutto perché poi siete il pugilato italiano femminile. A prescindere poi dai match che si creano in Italia, poi comunque speriamo di vedervi trionfare anche all'estero, soprattutto. Certo, certo, sì, ovviamente. L'obiettivo è anche quello, però ripeto, io ho un grande rapporto con tutte le ragazze, con tutte le atlete laziali, insomma, con cui ho fatto i guanti, eccetera, e devo dire, io stimo molto il movimento femminile, sia hobby che pro, mi piace molto, 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 molto. Infatti, no, anche perché i risultati sono dalla vostra parte, eh? Bravissimo, bravissimo, sì, bravissimo. Quindi no, anche quindi... alle Olimpiadi ci sono state le donne, non gli uomini. Il pugilato femminile cresce e vince e convince, tra l'altro, anche i più scettici, perché si parla sempre di più di pugilato femminile. Io sono felice di questo, perché i sacrifici poi sono uguali per tutti, maschio, femmina, certo, quello che volete, insomma. Certo, certo, sì, sì, no, è molto, molto vero quello che dici, tant'è vero. Io insegno e ho un corso di pugilato femminile che è la boxing rosa, e per mia scelta ho voluto insegnare il pugilato alle donne, non ho ma ragazzi, guarda, neanche faccio entrare Rolando, infatti lui ogni volta che ha il corso neanche entra, non vuole neanche entrare, perché appunto è un corso, ma non perché ci sia qualcosa di male, certo, a fare qualcosa con gli uomini, però o avere un corso di pugilato, quindi io insegno la testa del pugilato. Poi indipendentemente da quello che tu farai, salire sul ring e fare la OB oppure farai l'amatore, io ti insegno la tecnica del pugilato, e c'è un ventaglio di donne di età talmente vasto, cioè dai 15, 14, 13 fino ai 60 anni, che sono molto interessate a questo tipo di diciamo di opportunità, perché fai appunto il pugilato, ti diverti, stai bene con le donne, si crea un bel rapporto di amicizia tra le ragazze, ed è un bel clima, quindi ti dico, io
stimo talmente tanto il pugilato femminile che amo insegnarlo alle donne, ecco, pensa. E questo ti fa onore. Detto questo, passo dopo passo, Simona, ti stai proiettando al titolo italiano. Non ci nascondiamo che penso che l'obiettivo principale sia proprio quello. Sì, sarà, spero, una grande, è un obiettivo importante. Tra l'altro, insomma, ho un'età per cui vorrei concludere, non dico concludere, però insomma avere qualcosa di importante, fare qualcosa di importante nel professionismo. Quindi io ambisco molto al titolo italiano, spero molto che si possa arrivare a questo grande obiettivo, spero veramente tanto, quindi ci sto lavorando, stiamo lavorando tutti. Simona, noi ti ringraziamo, non ti rubiamo grazie altro tempo, e grazie, naturalmente un grande abbraccio al maestro Rolando Grossi e a tutta grazie la Frascati Box, grazie. Grazie mille Simona. Grazie mille. You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Forced like I'm Obi. You know the one Kenobi. Force fed baloney by phonies. Just wanna rule the world. Call me Mr. Steel Girl. Easy gave me the referral. Now he's worried about a job. Yeah, coming out strong, I've been here for a long time. Started off online, finish off all time. They can call me crazy cause I rap like I got rabies. I'm confident, not lazy, and I'm dominating lately. She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies. Like I'm Hector in my 80s, still I'm pushing up daisies. You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet. You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet. I can taste it, I'm fading. Why am I still waiting? What are y'all debating? It's really irritating. You hear what I'm saying? Fear got him shaking. You won't ever find a fucker like me in the making. Bite me and you'll break him. Your teeth will be vacant. I don't need to be patient, man. I breed entertainment from the streets, not the basement. Oh, see, I've been baking like your mama's casserole. She makes me after night. On the radio when you hear some shit, your throat all slit if you don't post this. And I won't be missed, hell no, I'm pissed. I'm the only rapper in this game worth shit. I go in on my own. E allora Massimiliano, torniamo on air, torniamo in voce, e lo facciamo con la sfidante al titolo europeo dei super, lo sfidante, una delle due sfidanti al titolo europeo, Giuseppina Di Stefano. Giuseppina, ciao. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Oh, prenditi gli applausi del pubblico virtuale di Fighters Talk. Tra l'altro sono gli applausi un po' di tutta l'Italia pugilistica che guarda con belli bei occhi questa sfida tutta italiana. Oh sì, grazie mille. Sì, è vero. Allora, una bella sfida. Allora, innanzitutto ti devo chiedere, ti sento molto emozionata, come ti stai approcciando a questo match che si terrà il 30 aprile 2022? Beh, sicuramente hai detto bene, un'emozione. Al di là di queste interviste, di questa possibilità, opportunità che mi date voi, che mi è stata data, proprio l'opportunità di fare un match del genere, e quindi è tutta un'emozione bellissima, adrenalinica sicuramente, però è un'emozione bella e non mi aspettavo assolutamente di riuscire a poterlo fare. È un sogno che si realizza per me, quindi è tutto faticoso sicuramente perché gli allenamenti sono faticosi, però bello, faccio quello che voglio, quello che mi piace, e appunto come vi ho detto, per me è un sogno. Vada come vada. No, sono d'accordo con te. E poi soprattutto vedere, a mio avviso, due ragazze italiane combattere per un titolo europeo, a prescindere poi di quello che sarà il risultato. Io credo che già il pugilato italiano abbia vinto. Sì, hai perfettamente ragione. Anche a me la prima volta quando è uscito il match, la possibilità di poter fare il match, che poi vabbè è saltato perché inizialmente era con questa ragazza serba, poi sì. Poi è appunto il nome di
cioè nel senso uscito fuori poi più avanti il nome appunto di Stefani, io ero contentissima perché avete ragione voi, bello il pugilato femminile soprattutto italiano, è una bella opportunità, bello. Senti, hai iniziato a boxare in età matura, diciamo, per quanto riguarda il pugilato, a 29 anni e hai disputato una quarantina di match da dilettante nei 54 kg. Oggi ti ritrovi a un'età diversamente giovane, non mi permetto di dire, siamo un po' tutti diversamente giovani. Guarda, dicevamo anche con Simona Salvatori, con Giovanni De Carolis, con tanti campioni che veramente, diciamo, che hanno la maturità pugilistica, vivono la maturità pugilistica, la vivono ad altissimi livelli. È anche insomma una conferma che tu a 37 anni stai affrontando un titolo europeo. Sì, come dice il mio allenatore Dino Orso, lui dice quando solitamente tutti smettono tu hai iniziato a fare il pugilato, sì. Non so se è positivo o negativo, però sì, io ho iniziato un po' tardi, quindi non ho moltissimi match, anche se sono riuscito ad averne comunque tanti, un buon numero, nonostante appunto... Beh, considerando che comunque una quarantina di match da dilettante non sono pochi, cioè nel senso che comunque hai una buona esperienza, un'ottima esperienza pugilistica a livello dilettantistico. Sì, ma poi ho iniziato veramente come se fosse un gioco, così. C'era il mio maestro di allora e lui mi diceva ma sì, proviamo a farne un po', vediamo come va, e poi alla fine mi ha accompagnato per un bel po' di match e sono passata da professionista che mai più pensavo di poter riuscire a farlo. Vedevo i ragazzi che si allenavano con me che pian piano loro passavano e sceglievano di diventare professionisti e per me c'erano immagini così irraggiungibili, e poi un giorno è successo anche a me e adesso questo, quindi più contenta di così e veramente non potevo assolutamente aspettare o chiedere di meglio. Senti Giuseppina, per chi non ti conosce, che pugile sei? Ma sentivo prima Simona che raccontava anche lei, io sono più fisica. Mi piace sei più fighting fisico. Sì, è più fighter. Ti piace più, sì, il fighting, diciamo. Sì, è vero. Poi con il mio allenatore stiamo lavorando ovviamente su tutte e due, perché l'obiettivo è quello di essere un atleta il più completo possibile. Però se devo scegliere, devo dirti cos'è che mi piace, cos'è che forse riesco un po' meglio, se così passami il termine, è quello, il fighter, un po' più aggressivo, un po' più fisico. Senti, noi naturalmente siamo fautori, innanzitutto è capitata questa occasione per il titolo europeo e mi sembra insomma importante prendere al volo, però naturalmente noi siamo anche fautori del titolo italiano. E questo ci farebbe molto piacere poi magari rivedere la stessa sfida magari per un titolo italiano. Sì, sarebbe bello, sì. Soprattutto sì, perché il pugilato femminile in questo momento, come diciamo anche con Simona Salvatori, convince anche i più scettici. Sì, è vero. Infatti l'obiettivo sarebbe quello appunto di provare a continuare il più possibile, di far avvicinare anche altre ragazze sempre al professionismo, di cercare di essere sempre di più, mettiamola così. Sarebbe bello, no? Iniziamo un piccolo passo alla volta, adesso facciamo questo, poi vediamo. Però sarebbe bello. Beh, intanto cominciamo con... sei partita dall'alto, diciamo, a metà strada, anche perché titolo italiano, titolo europeo e titolo mondiale, questi sono i tre titoli principali, poi dopodiché il resto è tutto contorno, per carità di Dio, però insomma le ambizioni per un pugile pro sono questi tre step qua, a mio avviso, sì. E diciamo che tu hai saltato già il primo, già siamo partiti al secondo, quindi onore e merito a te e al tuo staff, perché se ti porta per questo titolo significa che sei pronta ad affrontare una realtà come il titolo europeo. Grazie, sì, noi ci siamo, cioè, io mi sto allenando, mi sto seguendo tantissimo anche Dino, ci proviamo anche noi con gli allenamenti, quelli specifici, adesso stiamo entrando nello specifico. Ci proviamo, io non vedo l'ora, sono contenta di questa possibilità e opportunità davvero. Senti, hai studiato, vi siete, penso che avrete studiato una strategia, senza rivelare nulla, però avete studiato una strategia di match.
Beh sì, come mi sta dicendo, cioè mi sta dicendo, ci stiamo confrontando con Dino e sì, sicuramente stiamo iniziando a fare un po' la punta, no? Prima abbiamo fatto il grosso, adesso invece iniziamo un po' a lavorare sullo specifico e sì, più o meno sì, come penso si passa sempre, quasi sempre, adesso è la prima volta che l'ho fatto, quindi credo di sì. Senti, chi devi ringraziare per essere arrivata a poter disputare un titolo europeo? Beh, sicuramente Dino Orso, il mio allenatore, che tutte le ore e il tempo che dedica a me, a questa che ha dedicato prima e che dedica adesso ancora a questa grandissima opportunità, Rolando Frascaro che sta organizzando tutto. E poi voglio metterci in mezzo anche mia sorella che mi supporta, posto? Come? No? Tutti i ragazzi. Guarda che quelli sono i primi, soprattutto gli stati d'animo. Chi sopporta gli stati d'animo di un pugile? Quelli sono quelli che dovrebbero avere la medaglia d'oro proprio. Sì, è vero, è vero. Ma anche i ragazzi stessi che si allenano con me, mi supportano tutti i giorni. Cioè quando sono felicissima, anche quando invece al contrario sono un po' stanca, sai... poco motivata. C'è mia sorella che prende sempre il brutto, quindi secondo me lei è una di quelle a cui ci va un grazie grande. E poi tutto il resto, gli organizzatori, le ragazze che mi aiutano a far sparring, e anche gli allenatori che si prestano con le loro ragazze, sono gentilissimi. Senti, sarai la prima volta che affronti le 10 riprese. Sì, sì, sì. Pensi che possa, cioè nel senso, ti senti pronta per affrontare un incontro molto lungo, anche se saranno riprese da 2 minuti, perché ricordiamo sempre che il pugilato femminile sono riprese da 2 minuti, però comunque sono 10 riprese. Sì, stiamo allenando per farlo, quindi io direi che più che 10 riprese è la mia avversaria che è molto forte, molto brava. Quindi saranno sicuramente lunghe, perché sarà un bel match tosto. Lei è molto brava, quindi io credo che più per la durata delle riprese sia proprio quello la difficoltà più che altro. Senti Giuseppina, noi non ti rubiamo altro tempo, che vinca la più meritevole e soprattutto che onoriate il pugilato italiano. Facciamo il tifo in egual modo per entrambi, e quindi ci risentiamo. Grazie mille. Ci risentiremo sì, sicuramente dopo il match, perché vorremmo sapere tutte le emozioni che hai vissuto e goditele tutte. Ti faccio questo augurio, goditi tutte le emozioni, anche le ansie vanno godute tutte, perché speriamo di no, però insomma non capita tutti i giorni di fare un titolo europeo. È vero, sì, grazie mille, vi ringrazio anche della possibilità e opportunità che mi avete dato oggi. Grazie mille. È casa vostra, un abbraccio. Ciao Giuseppina. Ciao, ciao, grazie ancora. Ciao. E allora Massimiliano, qui si va veloci. Si va veloci perché gli ospiti sono tanti, le ragazze sono tante che si succederanno qui su Fighters Talk. È bello sentire queste emozioni pre-match, questa preparazione, avvicinamento al match. Beh, credo di sì, Alberto. Credo che sia un'emozione, ecco, come le senti proprio dalla voce quando parlano, comunque sono emozionate. E come dicevi tu, ecco, si è lanciata direttamente verso un titolo europeo. La prima volta che affronti le 10 riprese, beh, credo che l'emozione sia tanta, sia veramente tanta. Sì, a me ancora non mi è salita, però diciamo che... Beh, tu non vai a fare l'europeo, Alberto. Eppure questo è vero, però dopo 3 anni, caro Massimiliano, non pensare che sia una cosa... No, assolutamente. Che assolutamente sia una cosa semplice, sai che penso una cosa, Massimiliano? Uno dice sempre, non vedo l'ora che finisce, no? Però poi quando finisce dici, mannaggio, perché secondo me anche le ansie stesse, un po' tutto quello che è il pre-match, la paura, perché diciamolo, c'è anche la paura, chi non ha paura dice... Dice una bugia, dai. Sì, praticamente sì, mente, sapendo di mentire. C'è tutto, c'è un mix di emozioni che sono veramente adrenaliniche.
dove le ritrovi nella vita queste emozioni? No, hai detto bene, è un mix di adrenalina che poche cose forse possono dartele, se non solo il pugilato. E io, a parte che da ieri Alberto mi aspetto che dirotti l'aereo per tornare indietro. No, no, ma anche lo stesso, la parte bella è anche quando parli con il tuo maestro, fai le strategie del match, hai un confronto umano col maestro, entra dentro, ti affidi proprio a lui, in tutto e per tutto. Quindi è il bello di quando devi combattere, anche secondo me questo, cioè un po' tutto, la preparazione, poi arrivi, l'ansia di dover salire sul ring, poi da professionista naturalmente il peso, la cerimonia del peso, cioè sono tutti step che nella vita di tutti i giorni è difficile trovare queste emozioni così forti. Vabbè, diciamo nella vita di tutti i giorni non le trovi, non è facile trovare queste emozioni. Io è parecchio che non le vivo, quindi tante volte neanche le ricordo. Però sì, è come dici tu, è bello godersele tutte, godersi l'ansia, godersi la paura, godersi la gioia dopo il match, prima del match. Sì, poi dentro il tuo cervello ti fai 10.000 strategie, sì, che sì, poi non rispetterai, lo sai, no Massimiliano, sei salito sul ring. No, poi non ne fai neanche una. Non ne fai neanche una. No, faccio questo, faccio quest'altro. Tanto sali su, un po' l'emozione, un po' quello, un po' quell'altro. E poi secondo me poi la differenza tra un pugile e un altro è quando poi tu riesci a un certo punto ad avere la lucidità di mettere un punto fermo a tutto quello che stai vivendo e iniziare poi a combattere. Sì, credo di sì, quella è bella, è un po' la testa del pugile, diciamo che arrivi a un certo punto che chi meglio, chi peggio, però tutti sanno fare il pugilato. Poi sul ring forse chi è quello con la testa più forte. Sì sì, anche perché ho visto tanti ragazzi, tanti campioni che magari in palestra erano degli animali assoluti, non ci potevi fare neanche i guanti per quanto erano forti. Poi però arrivava il giorno del match E si bloccavano. E quindi lì poi fa la differenza, perché ricordiamo che tutto poi parte dalla testa, certo, no? Certo, bravissimo. Quindi ho visto tanti, veramente tantissimi campioni che poi alla fine purtroppo non sono potuti sbocciare nel pugilato proprio per questo. Campioni da palestra. Campioni da palestra, ma tra virgolette, perché poi quando fai i guanti con gente importante, devi avere anche i cocones, come diceva qualcuno, per salire con nomi blasonati. E poi quando anche comunque c'è il nome blasonato, ti mette l'ansia come se fosse un match. Sì, no, infatti io ti dico la verità, spesso anche prima del match, prima dei guanti ho la stessa ansia di prima del match. Sì, sì. Comunque è irrazionale pensare che tu ti devi picchiare con una persona senza un motivo vero. Cioè, no? No, perché poi non è che ti devi picchiare per, cioè, una litigata dura 30 secondi. Bravo, cioè lì se sei 10 riprese a menate. Cioè, no, uno che manco l'ha fatto niente, semplicemente per poi alla fine del match abbracciarti e dirti: "Oh, grazie, sei stato bravo. Ho sentito il montante al fegato, ho sentito quello". Cioè, questa è la parte bella. A me, io amo questo del mio sì, sport, no? Quella è la parte più bella. Ho avuto la fortuna di fare la preparazione sia con Patrizio Santini, quanti, sia con Pasquale Di Silvio, sia con Mirko Elgato. E il bello che poi io e Mirko non ci nascondiamo, quando io prendo un cazzotto dico: "Mirko, ma hai centrato bene?" O certo. "Mirko, l'ho sentito questo, ho sentito quest'altro". E quella è la cosa bella, no? Che poi parli così come se, cioè, e ti sei picchiato, capito? Sì, io li andegno, mi hai fatto male. Dai, bravo, 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 c'è, cioè, anche lo sfottò sul dolore che ti ha provocato la persona. E beh, questo. Però io ti posso dire una cosa, io amo questo sport proprio anche per questo. No, è vero, questa è la parte più bella, bravissimo. E quando hai finito di menarti, dicevo: "Ma mi hai fatto male di portarci da te". Ma è vero, è vero, è vero, è vero. Non impazzire con l'eco bonus, credi in noi al 110%, Sky Global Galileo Energie. Determinazione, affidabilità e risultati assicurati. Sky Global Galileo Energie. Sponsor ufficiale del campione del mondo, Michael Magnesi. Sky Global Galileo Energie. Per informazioni contattaci allo 07 66 35 015, oppure info@skyecobonus.it.
flow is like incest with degenerates. Fucking stupid and fine of interest as I interject. I moonwalk in my boo's footsteps when I'm on set. Smooth predator boarding the mothership for conquest, cause I'm next. I'm sorry if I'm too witty and a screw loose, so try to fix something to do with me as I cruise the beat with fluency of what's true to be. And truthfully, I miss the way that it used to be. You say you. E allora Massimiliano, torniamo in diretta e lo facciamo con l'altra protagonista del titolo europeo. Abbiamo il piacere e l'onore di avere Stefani Silva. Stefani, buongiorno. Buongiorno. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Prenditi anche tu gli applausi virtuali. Grazie. Del pubblico di Fighters Talk, ma dell'Italia pugilistica. Allora Stefani, innanzitutto emozioni per questo titolo, per questo titolo europeo, stati d'animo, ci vogliamo sapere, dai, vogliamo sapere. Guarda, sicuramente emozionatissima, è stata una cosa abbastanza inaspettata perché appunto non dovevo essere io una delle sfidanti, poi è uscito il mio nome e sono stata contentissima, ecco, però molto emozionata. Senti Stefani, allora innanzitutto partiamo, facciamo un passettino indietro e cominciamo a parlare un po' della tua carriera dilettantistica, perché è stata una carriera importante. Arrivi al professionismo dopo una lunga gavetta nel mondo AOB. Sì. Ho fatto tanti anni in nazionale e sinceramente passare professionista non era uno dei miei obiettivi. Poi dopo, sai, devi cambiare un po' le cose, mancanza di stimoli, quindi abbiamo deciso di fare questo passo e adesso sono contentissima della scelta che ho fatto sicuramente. Quanto è importante per te il supporto di un grande maestro della Phoenix Gym? Simone D'Alessandri. Ah, Simone è un grande maestro. È una persona che ti sta accanto sia dentro che fuori la palestra e è una persona che sa tirare fuori il meglio di te sempre e quindi per me è molto molto importante, sì. Senti, naturalmente Giuseppina Di Stefano l'abbiamo avuta poc'anzi prima di te in diretta con noi, avete già studiato, senza svelare nulla naturalmente, avete già una strategia, avete pianificato una strategia di match con il tuo team? Sì, vabbè, sicuramente adesso stiamo lavorando sulle rifiniture, come credo che sia normale. Sappiamo che abbiamo davanti comunque un'avversaria bella tosta e quindi ce la dobbiamo mettere tutta perché sappiamo che terrà le 10 riprese bene, quindi dobbiamo essere belli preparati. Comunque sì, sicuramente la strategia la stiamo adottando, ecco. Naturalmente, come per lei, anche per te le 10 riprese le hai appena nominate, prima volta che anche tu fai ti testi sulle 10 riprese. Pensi che possa sì, essere un problema volta. Questo? C'è motivo d'ansia? Come psicologicamente come ti stai approcciando al match sotto questo punto? Guarda, di vista? Come già ti ho detto, so che Giuseppina si starà preparando bene, poi la conosco che comunque è un'avversaria bella tosta, dura, molto fisica, e beh, preoccupata sicuramente, però ecco, ci stiamo preparando bene, vedremo come andrà. Senti Stefani, invece ti voglio chiedere una domanda un po' personale, come si vive in famiglia il fatto che tu devi affrontare devi testarti su un titolo europeo, un titolo così prestigioso? A Purelli, mi dispiace per loro perché adesso cioè, stanno vivendo con me tutti i miei stati felicità, ansia, quindi Purelli, anzi li ringrazio che mi sopportano tutto il giorno perché voi come sapete meglio di me non è facile. Sì, è quella, no, è quella. Me... Guarda, prima abbiamo parlato proprio di questa cosa qua, che la prima medaglia andrebbe a chi sta attorno ad un pugile, soprattutto in una preparazione, perché gli stati d'animo un po' per la fame, un po' per l'ansia, un po' per l'emozione, un po' per tante situazioni
Zitevano Porelli cibare tutto sì, l'essere sì. Del pugile. Quindi ecco. La prima medaglia va a loro, sì, assolutamente. Senti, avresti mai pensato che saresti arrivata per un titolo europeo? Guarda, sinceramente non me l'aspettavo così velocemente, perché alla fine un anno fa io ho esordito, proprio ad aprile. Quindi non così velocemente, magari pensavo prima di passare per un titolo italiano, però meglio così. Senti, invece con chi stai facendo sparring, chi ti sta aiutando e supportando dal punto di vista del ring? Sedute guarda, di guanti. Fortunatamente appunto faccio i guanti con Simona Salvatori. Pochi giorni fa è venuta Martina Bernini, che è la campionessa italiana di Mosca, e sono tornata da poco da un training camp in Svizzera, quindi per fortuna ho un team che mi supporta e mi organizza belle sedute di guanti, infatti appunto li ringrazio per questo. Però no, ho la possibilità di avere atlete molto brave come Maria Cecchi appunto, quindi no, per fortuna sullo sparring sono riuscita a trovare tante ragazze. Senti, anche tu hai un... noi abbiamo avuto modo di vederti dal vivo, anche tu hai un tipo di pugilato molto aggressivo. Sì. Giuseppina è un fighter anche lei. Potrebbe uscire fuori un match femminile messicano? Potrebbe. Beh, non sarebbe male. No, dai. No. Poi dopo aver visto Magnesi Contreras, ci piacerebbe vedere un altro match di questo livello, e soprattutto perché, insomma, un titolo europeo disputato da due pugilesse italiane per noi sarebbe motivo ancora più d'orgoglio. Certo. Infatti io sono super contenta che appunto siamo due italiane a disputarlo e poi vinca il migliore. Sicuramente che vinca la più meritevole. Giusto. Il ring darà poi sentenza di tutto questo, la più preparata soprattutto, la più meritevole. Noi possiamo semplicemente che augurarvi ad entrambi di farci vivere le emozioni che solo il ring ci può regalare. Grazie mille, grazie. Stefani, anche a te un grandissimo in bocca al lupo e speriamo che, come detto, vinca il migliore, ma soprattutto ci teniamo a risentirvi entrambi subito dopo il match. Ci faremo un'altra bella chiacchierata, perché vogliamo continuare per il pugilato femminile, perché sicuramente sta diventando qualcosa di importante, non è più una meteora nel pugilato. Perfetto, grazie mille, è un piacere, grazie per l'invito soprattutto. A te un grande grazie in bocca te, al lupo, Stefani. Ciao Stefani. Grazie al lupo, buona giornata. E allora Massimiliano, oggi andiamo di slancio e lo facciamo con un altro graditissimo ospite. Abbiamo l'onore e il piacere di avere ai microfoni di Fighters Talk Elisa Papa. Elisa, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Prenditi anche tu gli applausi del nostro pubblico virtuale, cara Elisa. Grazie.
Allora Elisa, iniziamo dalla parte finale di quello che è successo. Allora, hai fatto questo match alla Dispoli, diciamo, non hai avuto neanche il tempo di iniziare, di capire, di testarti, nulla. Niente, è stato un esordio non sfortunato, sfortunatissimo, perché si sono incrociate una serie di cose che anche a farla apposta forse non saremmo riusciti ad ottenere questo risultato. Mi ero preparata tanto e alla fine mi ritrovo con 4 punti sull'arcata sopraccigliare e neanche la prima ripresa che ho potuto portare a termine, infatti... Il dispiacere è più per tutta la preparazione che c'è stata dietro, l'emozione, l'entusiasmo, che per il resto, perché insomma i punti passano e tutto guarisce, però ecco, sono un po'... Vabbè, diciamo che è solo rimandato, dai. Sì, assolutamente. La festa è solo rimandata, diciamo, la festa di iniziazione per questa nuova avventura. Era una finta. Bravo, siete su scherzi a parte. Senti, invece diciamo che intanto hai cominciato a capire quali sono le emozioni prima del match, soprattutto a livello pro, perché poi cambia, lo sappiamo, cambia completamente tutto da un match dilettantistico, e quindi intanto hai cominciato a capire quali sono le emozioni, poi verrà il match con la dovuta calma. A quanto pare sì, piano piano sì. Riusciamo. Senti, una carriera per te importante anche a livello A o B, sei stata campionessa universitaria nel 2019 e sì. Quindi diciamo che non arrivi nel professionismo da sprovveduta, ma dopo un lungo percorso dilettantistico. Sì, io ho 44 match da dilettante. E ho chiuso nel 2019, diciamo che sono rientrata un po' in gioco come dilettante nel 2020 e 21, giusto per riprendermi dal lockdown, ma poi il pensiero era appunto di passare professionista, e ho vinto gli universitari nel 2019 e il bronzo agli assoluti, che sono stati diciamo il culmine della mia carriera dilettantistica prima di pensare al professionismo. Beh, è importante questo, ti dico questo proprio per far capire che voi ragazze, insomma, arrivate poi al professionismo. Abbiamo avuto anche Stefania, abbiamo avuto Di Stefano, abbiamo avuto la Salvatori e poi ci sei tu, e comunque il pugilato femminile innanzitutto è in ascesa, e questa è importante per tutto il movimento. E poi per far comprendere che comunque non si diventa professionista così tanto per, c'è dietro un lavoro lungo, c'è dietro un lavoro fatto di sudore, fatto di sacrifici, per poi culminare in una nuova in un nuovo inizio, ecco. Sì, è come se fosse uno sport tra virgolette a parte, perché comunque bisogna limare, aggiustare tante cose che io neanche immaginavo da dilettante. Comunque vedevo il professionismo diversamente dall'esterno. Poi una volta addentrata, quindi avendo cominciato un po' a capire tutto quello che doveva essere modificato, aggiustato, ho capito che non era poi così semplice come si vedeva esternamente, ecco. Quindi per me è stato un rimettermi in gioco, nonostante avessi già il mio bagaglio da dilettante, quindi cambiare tante cose, cercare di migliorare tanti aspetti, dalla resistenza alle riprese, a come affrontare tante cose. Soprattutto poi Elisa, quando ti mettono i guanti col bendaggio duro. Lì comincia a dire vabbè, ma perché, chi me l'ha fatto fare? Cioè io per esempio ho pensato spesso, ma chi me l'ha fatto fare, ma perché? Che poi mi sto rendendo conto che queste domande te le fai nel momento in cui ci stai dentro, che stai facendo il sacrificio, la dieta e quant'altro. Ora ad esempio sono ferma per i punti, sono qualche giorno che non mi alleno, già ad esempio inizio a sentire la mancanza della fatica, dei pugni, dico. Bravissima. Senti, invece, quanto è importante per te, al tuo angolo, il maestro Simone Autorino, quanto è importante per te e per quello che esprimi sul pugilato, sul ring?
Io allora ho girato un po' di palestre perché comunque non ho iniziato da ragazzina tra tanti alti e bassi, quindi ho cambiato anche angoli, maestri, e ora mi trovo alla Roma Est con Simone che ha creduto dall'inizio in me. Io infatti avevo fatto questo pensiero da professionista, lui invece mi ha incoraggiata da subito, ha visto forse qualcosa che all'inizio non vedevo neanche io. È molto importante avere lui all'angolo e in palestra, perché oltre ad essere un uomo d'angolo, lo conosciamo, è molto carismatico, sempre sorridente, sempre a trovare il lato positivo delle cose. Sì, poi riesce a ci aggiungo pure che riesce a sdrammatizzare molto bene, esatto, che è importantissimo. Sembra una stupidaggine, tante volte un sorriso prima di un match è molto più curativo mentalmente che tante altre cose, insomma, sì. Riuscire a allentare un po' la tensione del match e poi vai tu. No, infatti è quello che volevo dire, che all'angolo mette molto molto ad agio. Anche nel momento di recupero, io comunque ho ripreso da dilettante con lui, quindi ho già avuto modo di vedere un po' che era molto tranquillo, quindi già la tranquillità che viene poi espressa dal maestro è tantissimo all'angolo, quindi davvero penso che sia un fattore indispensabile. Sono d'accordo con te, e poi ci aggiungerei il grandissimo, e lo sottolineo, il grandissimo lavoro fatto con un campione che avete dentro la vostra palestra, che è Luca D'Ortensio, costruito sì. completamente dal maestro Autorino, quindi l'ha preso, che se non erro già lui combatteva, però l'ha trasformato, sì. l'ha fatto diventare il campione che è oggi, e io continuo a ribadire che Luca continua a crescere match dopo match. E sì, è a punta di diamante che alla fine abbiamo. No, sono onorata di condividere anche con lui gli allenamenti. Io tanti gesti, tante cose le ho apprese più guardando lui durante i guanti, le figure, perché avevo appunto questa preziosa possibilità che magari provandole io prima rubavo con l'occhio, dopo cercavo di imitare anche i gesti, però è una grande opportunità che abbiamo in palestra. Sono d'accordo con te, e invece ti volevo chiedere, nella vita di tutti i giorni, quando dici o ti capita di dire che sei un pugile, come ti guardano? Perché non è uno sport, voglio dire, non è uno sport tipo già una ragazza che fa calcio suona strano, ma che fa pugilato suona ancora più strano, insomma. Sì, allora, io venendo da un piccolo paese, lì è proprio un'anomalia. È un tabù proprio. Qui, proprio non esiste. Qui la maggior parte delle persone dice che non sembra, perché la figura del pugile, sia donna che uomo, è sempre una figura robusta, muscolosa. Io invece sono piccoletta, quindi non è che rispecchio proprio questa figura, quindi tutti restano molto sorpresi, soprattutto quando torno con le ferite di guerra, che insomma. E poi io studio all'università, quindi spesso e volentieri la battuta è: vabbè, se non passi l'esame poi dai 4, le solite cose, ormai sono abituata a questo. Certo, non è proprio come dire, il massimo che si aspettavano i miei genitori, c'è anche da dire, e anche qui dovrei sfondare una porta aperta, però ecco, ho fatto una scelta un po' strana, se vogliamo, se prendiamo il contesto femminile, però non me ne penso neanche una volta, neanche ora che insomma sto un po' così, non mi penso di aver intrapreso questo percorso. No, io sono d'accordo con te, anche perché hai detto una cosa, secondo me hai detto una cosa importante. Spesso, siccome non c'è l'educazione al pugilato, nel far conoscere il pugilato, purtroppo è un po' un pregiudizio nei confronti di chi fa il pugile o chi vive il pugilato, un discorso del genere. Sì. A mio avviso, sì. Nel senso che sicuramente ci sono più valori dentro una palestra di vita di tutti i giorni, anche che un maestro riesce a dare, a prescindere poi dai risultati che raggiungi. Però proprio a livello sociale è molto fa molto più una palestra di pugilato e fare il pugile che magari giocare a calcio o magari uno sport molto più femminile in questo caso.
Sì, sì, abbatte un sacco i pregiudizi, poi comunque lo vedo uno sport, nonostante dall'esterno si vedono soltanto pugni, è uno sport molto di unione. Io le amicizie più belle le ho fatte proprio con le mie avversarie fuori dal ring, quindi non soltanto i pregiudizi tra i sessi, ma anche i pregiudizi in ambito di violenza, cioè... Sono delle condizioni che sono soltanto dei luoghi comuni alla fine da sfatare. D'accordissimo con te. E invece, visto che mi hai detto che studi, quindi so che sei all'università, se non erro, come si fa a conciliare esami, sì, allenamenti, combattimenti, magari lavoro, insomma la vita un po' incasinata, si dice dalle nostre parti? Purtroppo un po' annullando la vita sociale, per magari non tutti i periodi dell'anno, però ovviamente ci sono alcuni periodi in cui coincide la sessione d'esame con un match o con una preparazione atletica particolarmente intensa, quindi comunque la giornata inizia a essere schematica, il che diventa una vita ad ecosistema, tutto incastrato, tutta la routine che... Se sgarri un minimo secondo può darsi che la giornata poi non si sa come va a finire. E c'è dietro tanto sacrificio, tanto impegno, è difficile da conciliare, sono sincera, anche perché io studio farmacia, quindi è un percorso abbastanza lungo e impegnativo, e quindi ci vuole tanta dedizione e voglia soprattutto di fare, perché se ti fermi un attimo... da qualche parte inizi a perdere un po', quindi per portare avanti entrambi i percorsi devi sicuramente impegnarti e saper gestire la giornata al meglio, non ti puoi permettere di perdere ore, giornate inutilmente se vuoi portare a termine le cose. Io sono una persona che quando intraprende un percorso o lo fa al massimo o non lo fa, sono di questo avviso. Senti, quindi... invece parlando di pugilato, il tuo primo sogno nel cassetto da pugile pro? Innanzitutto fare il primo match e va bene, però diciamo facciamo il secondo sogno nel cassetto da fly down nel professionismo, ecco. Allora, innanzitutto io penso che di base ci sia da portare a casa il titolo italiano. Bravissimo. Sicuramente penso che questa sia proprio la base del professionismo. Poi da lì io aspirerei sicuramente a un europeo, se il maestro appoggia anche questo mio desiderio, e poi da lì a seconda. E poi da lì quello che viene, da lì te lo auguriamo di realizzare questi sogni, perché se personalmente ne basterebbe uno, a me personalmente, però diciamo io ti le auguro pure al terzo, quello insomma, quello più importante. Che non parlo perché insomma non lo so, non ho avuto neanche modo di dimostrare quella che sono, ecco perché comunque mi tengo abbastanza tirata, allora ritorniamo non parlo più di tanto. Elisa, ritorniamo al primo, diciamo il primo sogno è fare il primo match. Esatto. E dimostrare, e poi a susseguirsi tutto quello che verrà dopo. Piano piano, giustamente. Elisa, noi ti ringraziamo veramente del tempo che ci hai dedicato, ti auguriamo il prima possibile di farci vedere tutto il tuo valore, perché sappiamo che se il maestro Torino ci punta, ci puntiamo anche noi. Grazie mille, siete carinissimi. Grazie Elisa, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a voi. E allora Massimiliano, 15 e 10, volata. Abbiamo fatto. No, vabbè, 15 e 10, volata volato il tempo con Fighters Talk. Un ringraziamento veramente di cuore a queste splendide ragazze che si sono subito messe a disposizione per poter essere presenti qui con noi. Il nostro in bocca al lupo va innanzitutto alle due contendenti per il titolo europeo, lo abbiamo ribadito in diretta con loro, ci fa enormemente piacere che siano proprio due italiane a essere protagonisti per questo ambitissimo titolo.
Beh, assolutamente sì, Alberto. A parte, lo diciamo sempre, il match tra italiani è veramente tanta roba. Poi quando c'è un titolo di mezzo, poi un titolo importante come l'europeo, insomma, sicuramente sul ring ci sarà spettacolo. Poi ci hanno svelato di essere due fighter, quindi... E vedremo quello che succederà sul ring, sicuramente. E l'organizzazione del Rolando Frascaro, Phoenix Gym. E perché, allora noi io possiamo svelarla, quest'altro siamo in radio, non penso che sia. Allora, noi ci sbagliamo sempre tra noi, io nel mondo ho conosciuto due Rolandi e li conosciamo tutti, Rolando Grossi e Rolando Frascaro. Poi sai qual è la cosa? Che a me l'altro Rolando, essendo di Frascati, bravo, c'è questo gioco di nomi che io e Massimiliano ogni volta che nominiamo Rolando, allora, o nominiamo sempre solo Rolando Generio, perché noi facciamo delle figuracce allucinanti, e chiediamo umilmente scusa a entrambi, perché spesso o in un modo o nell'altro invertiamo i nomi, quindi chiediamo umilmente scusa a entrambi, però due ne conosco e tutte e due nel pugilato, quindi purtroppo è pure un po' colpa vostra, devo dire, Massimiliano. Sì, uno si tassa alla kick così. Proviamoci, insomma, quello che volete. Detto questo, Massimiliano, stavo pensando, ci risentiamo subito dopo Pasquetta, speriamo di sì, speriamo di esserci sì. Ancora, caro Massimiliano. Sì, io allora cercherò, se tu mi manderai un link per vederti, proverò anche a farti il commento tramite telefono, con uno mi registro e con l'altro ti commento, provi di mandare il link per guardarti. Allora, io devo dire una cosa, che se non mi vedrete più non è stato per il match, ma perché ci hanno arrestato su in Belgio, anche perché il mio angolo è composto da Stefano Sinagore, che conosci, sì. Il maestro Filippini, che conosci, e Carmelo Guerrieri, che conosci. Quindi per me ci arrestano, non arriviamo neanche alla location, penso che ci fermeranno molto prima, perché sono tre folli, quindi per me è un onore, per me è un grandissimo onore tornare sul ring. Due mesi di preparazione, penso di essere pronto. Ogni volta che vedo tutti i fine settimana i ragazzi salire sul ring, ho ancora quella voglia di poter essere al loro posto. E quindi, purtroppo, che devo dirti, è una droga. Tante persone mi capiranno, tante persone sanno di quello di cosa parlo. E quindi per me sarà importante, vediamo come va questo. E poi Massimiliano, Dio vede e provvede. Bravo, Dio vede e provvede. Detto questo, Massimiliano, buona Pasqua Pasqua a tutti, e restate sintonizzati su Fighters Life, perché sono tantissime le serate dove saremo presenti. Eh sì, veramente veramente tante, quindi rimanete, seguiteci e stateci dietro, perché saranno veramente tantissime le serate. E come diciamo sempre, Massimiliano, Fighters Talk, the next generation of fighter. Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Non impazzire con l'eco bonus, credi in noi al 110%, Sky Global Galileo Energie. Determinazione, affidabilità e risultati assicurati. Sky Global Galileo Energie. Sponsor ufficiale del campione del mondo, Michael Magnesi. Sky Global Galileo Energie. Per informazioni contattaci allo 07 66 35 015, oppure info@skyecobonus.it. La prima web radio sul pugilato e gli sport da combattimento. Tutti i mercoledì dalle ore 14, in diretta sull'applicazione Fighters Life, oppure dal sito www.fighterslife.tv, con Alberto Frati e Massimiliano Maone. Primo Carnera to go on to be the world's heavyweight champion. Nagata è campione del mondo. L'arbitro ne decreta l'indiscutibile vittoria per netta inferiorità tecnica dell'avversario. Il match è finito. Gli applausi della folla entusiasta anticipano il verdetto. Loi ha vinto.
per 1.000.000 lire il 29 aprile 1966 Sandro Lo Popolo diventa al Palazzo dello Sport di Roma campione del mondo dei welter junior. Mentre il pubblico di Voghera fa gran festa, Parisi che ha centrato il difficile traguardo del mondiale da professionisti. E dichiaré vainqueur de ce combat e le nouveau champion de la Antonio Perugino mentre mostra la sua corona di campione ai tifosi. Il nuovo campione del mondo Cristian Sanavia, split decision, risultato sacrosanto. Decisione unanime, Patrizio Sumbu Kalambaev è il nuovo campione mondiale dei pesi medi. Quindi verdetto unanime, diventa il nuovo campione dei massimi leggeri WBC. Mauro, annunciato ufficialmente il verdetto. Stupenda, c'è commozione, c'è entusiasmo attorno a Lori Stecca. Silvio Branco ha conquistato il titolo mondiale dei pesi medi versione WBU sconfiggendo nettamente ai punti lo statunitense Thomas Tate. Il figlio di Carlos è campione del mondo. Bene, questa è la notizia. Sperato che stasera abbiamo un nuovo campione del mondo italiano, Massimiliano Duran. È in difficoltà, non c'è più, non c'è più Feigenbutz. È capo in piedi, è finita, Carlos campione del mondo, campione del mondo Giovanni De Carolis ha fatto l'impresa incredibile. De Carolis, incredibile Giovanni De Carolis. E Michael Magnesi è il nuovo campione del mondo IBO dei pesi super piuma. Ladies and gentlemen, the winner on points 4-1 in the blue corner, Mauricio Stecca. Well, Stecca gets the gold. It was not you. Il sinistro d'incontro, di Parisi Dumitrescu a terra. È contatto, si rialza, sbanda, non ce la fa, ha vinto Parisi, medaglia d'oro. Un colpo solo, una capriola per manifestare tutto il suo entusiasmo, la sua gioia, ha dato all'Italia la quinta medaglia d'oro dei Giochi Olimpici. Attenzione, è il momento. Ha vinto Oliva, medaglia d'oro! Medaglia d'oro, Patrizio Oliva! Match a 1.41 dalla quarta ripresa, knockout, Roberto Cammarelle, campione del mondo, e da 3 minuti esatti anche campione olimpico dei super massimi. Let's go. This is your radio. Avete ascoltato Fighter Story, a cura di Alberto Prati e Massimiliano Moroni. Fighter Story, la prima web radio digitale. Your station.